Ciao a tutti, oggi è venerdì 26 luglio 2024, c'è una gara cinofila, magari andrò a vedere se si vede qualcosa. E siamo tornati dopo parecchio tempo qui in questo incrocio, sì, dove si può parcheggiare un pochino all'ombra, però vedete. Qualcuno ha pensato bene di buttare dell'immondizia che è strano, cioè perché butti quella roba lì? Giusto per inquinare un po'. Poi vengono a discutere se uno butta gli sfalci, ma gli sfalci è sta roba qui, no? Questa, che viene decomposta naturalmente. E tu, no, perché la devi buttare in discarica, guai! Sì, va bene, va bene. Intanto c'è gente, dopo direte, ma il fatto che ci sia qualcuno che fa il maiale non ti autorizza a fare altrettanto, un poco meno, no? Sì, ma quello che io dico è proprio un fatto di principio, che se tu rasi l'erba, fai una potatura, certo, qui è un campo coltivato, se vai a buttarla in mezzo. Così sei un delinquente, ma se tu lo, pure se lo butti in un po', guardate lì che macello, pure. Ma se lo butti in un campo che già di suo è a maggese e che quindi verrà comunque rasato dal macchinario, dal trattore con la ruota fatta apposta, cioè qual è il problema? Non riesco a capire, forse non ci arrivo io, magari qualcuno me lo può spiegare, però basta che non sia una semplice cosa ideologica. Ah, di civiltà, perché? No, che civiltà è? Se c'è uno sfalcio di erbacce può andare benissimo in mezzo ad altre erbacce, chiuso. Non è che ci butti la plastica, ci butti la risulta della muratura rotta o cose di questo genere. Però, vabbè. Tanto c'è questa fissazione, tocca rispettare pure le fissazioni. Sono sceso, i cieli. Sembrava che c'era qualcuno vicino all'auto. Siccome appena sono sceso ho visto questa roba lì sotto, dico, ah bene, pure qua. Guardate qui com'è bello rasato questo. Infatti c'è tutta la roba sfalciata lì, macchiata. È inevitabile, da qualche parte la devi buttare. Se hai il terreno molto grande, fai un angoletto e ce la butti e magari la bruci pure. Sempre facendo attenzione di non causare qualche incendio, non si sa mai. Io ad esempio lì nella casa che ho preso, che non so proprio più dove buttarla quella roba, ho pensato di bruciarla, visto che c'è un forno per il pane, una volta nelle case chiuse, se no puzzi, non capisco, c'è più una stagione apposta, mi tocca fare i chilometri per prepararlo,
queste palle di fieno, qui non ci sono le rotoballe. Siamo di qua, che c'è un po' più di ombra. E cos'è che stavo dicendo? Mi sono perduto, mi sono perso il filo del discorso, guardando queste belle rotoballe che nutriranno probabilmente gli animali per un pezzo fino all'estate prossima. Ci sarà la prossima trebbiatura. Sono le quasi 18. Ah sì, dicevo della Simil GoPro prima. È più pratica per questi motivi, anche se la qualità è inferiore. Poi, soprattutto d'estate, la GoPro si scalda a bestia, cioè diventa un rovente, veramente rovente, non che non si riesca a tenere in mano, anche perché ha la custodia di silicone che a sua volta è vero che ammortizza, ma impedisce pure la dispersione del calore più efficiente. Quindi ho sempre un po' paura che a forza di prendere scaldate, sono micidiali le scaldate per le cose elettroniche, siccome costa quasi 400 euro, qui hanno aperto, era in vendita, forse è ancora in vendita, beh, hanno aperto, hanno sfondato più che altro, sembra quasi che con una macchina siano venuti qui e abbiano buttato giù il cancello. Non è che era messo benissimo, tutto arrugginito, però c'era, come questo. Poi ovviamente si poteva, a piedi si poteva passare ovunque. Sapete quanto voleva per questo rudere? 400.000 euro. Rudere e terreno. Per farci, cosa ci fai qui? Un agriturismo così grosso, poi difficile che uno venga ad abitarci, sì, magari un riccone può farci la seconda casa, ma insomma, più facile magari che a titolo di investimento uno faccia tipo azienda agricola come ritorno, sarebbero stati contenti quelli del ritorno ad avere un concorrente proprio a 50 metri, magari arriverà prima o poi. Pensate, 400.000 euro solo per comprarla, poi qui, se non è da buttare giù, poco ci manca. Comunque, vuoi che non ce ne devi mettere un altri 500-600 mila per mettere tutto a posto? Fai una recinzione, anche solo il terreno, per sistemare il terreno, spendi una barca di soldi. Vedete com'è bello il terreno così adesso? Si potrebbe anche camminare e fare tutto quanto dritta, se non fosse che c'è un caldo micidiale. E io uso le scarpette non proprio adatte, scarpette in tela, però sono fresche della Salomon. Queste non sono da sottovalutare perché sono comunque scarpette da montagna, però qui piccano moltissimo quei resti dei gambi del grano. I soliti cani che mi vengono a trovare, guarda, li hanno visto da distanza. È un pezzo che non mi vedono più, perché di solito parcheggio là, così mi risparmio un bel pezzo di strada e la faccio proprio lungo Fiumiciattolo. Invece stavolta, anche perché è sempre occupata adesso durante il periodo estivo dai camioncini, quelli pubblicitari. E quindi sì, potrei parcheggiare ugualmente, ma dopo non si sa mai se tante volte lo spostassero il camioncino crea problemi. Lì affittano le camere, qua pure, qui c'è Gigli, anche se tutto l'anno praticamente qualcuno ci vive proprio. Ah, qui si sta bene. Certo, per tutte le cose
i cosiddetti servizi, no? Servono le poste, ti serve la farmacia, ti serve l'alimentari, ti serve il forno, ti serve, che ne so, tutto. Devi prendere la macchinina, come minimo devi andare al Coppo. E lì già c'è un alimentari. A caldo, povera bestia. Di solito mi segue. Qui poi c'è un cane che abbaia di continuo, tutte le volte che mi vede, infatti parlo a bassa voce, tante volte mi sentisse, fosse mezzo stordito dal calore. Poi una femmina, perché una volta ho incontrato sto cane con la padrona, bella figa, tra parentesi. Ok, lo mette sotto tra un po'. Volta in cui non mi ha abbaiato, ma non perché c'era la padrona, perché non c'era la rete a separarci, perché in altre volte che era capitato che c'era dentro comunque mi ha abbaiato lo stesso, ma in maniera cattiva. Portate i cani che abbaiano, rompono le scatole. Cioè, mi piacciono gli animali in generale, il cane è così, però quando abbaia rompe, e neanche poco, soprattutto la notte. La gente ha la fissa per i cani, pure lì dove sto adesso, nella nuova casa, cani dappertutto. Ogni tanto si sentono le campane, questi abbaiano e iniziano il concerto. Quello un po' mi infastidisce perché voglio la tranquillità, la pace, la serenità, però come devi fare? Veramente ti serve una casa qui in mezzo ai campi, cioè dopo sei proprio fuori da ogni grazia di Dio. E essere così fuori è roba da giovani. Io guardo con interesse, oddio, con interesse, un po' mi annoia, sono sincero, un po' mi annoia, però ogni tanto lo guardo per vedere un po' a pezzi e bocconi, perlomeno guardo i progressi che fa Mauro, degli orti di Mauro, che c'è tutta una storia dietro, aveva iniziato. Madonna, sto sole ragazzi, mena, oh, anche quasi le 6. C'è tutta una storia che aveva iniziato lui, mostrando come si piantavano le cose, che gli orti di Mauro, alla fine ha comprato una cascina, penso per poche migliaia di euro, grazie ad una colletta, oggi si direbbe crowdfunding, giusto? In neolingua, voi parlate in neolingua ormai, ma io ancora parlo in lingua italiana. Finché campo parlo in lingua italiana, poi farete come lo volete, tanto ormai si è capito, vi l'andazzo com'è. L'hanno comprata, hanno fatto un gesto, però insomma è disastrata al massimo, nel senso che non ha l'allaccio elettrico, non ha nemmeno la possibilità di allacciarla perché il traliccio che collegava ha detto che è caduto, quindi dovrebbe proprio rifare tutto l'impianto con tutti gli oneri accessori di urbanizzazione, si chiamano, no? Non so a livello poi di acqua, penso nemmeno quella ce l'abbia di scarichi. C'era quello lì che è venuto, passato di qua, mi chiedo se abbia preso sotto il cavalcavia dell'autostrada.
tutto scampagnato. Praticamente lui ci vive proprio, non è come Luca Ventrella che ha la baita, sì, vabbè, ma per lui quella è una seconda casa, ci va per divertirsi, tra virgolette. L'ho visto fare certi sforzi immani a sollevare pietre che peseranno 30, 40, 50 kg a volte, non lo so, sinceramente un po' va bene, un po' il lavoro tonifica, anche io adesso ne so qualcosa col giardino, con tutte le robe che c'ho da fare, però rompe pure, nel senso che per tutto il tempo libero lo devi dedicare tutto lì e sollevare quei pesi non ti fa bene per niente, assicuro che non ti fa bene per niente. A un certo punto stanca e non te la godi, cioè te la godi poco, te la godi poco. Di solito arrivo da lì. Anche se le prime volte che ho scoperto questa zona sono passato di qua. Vedete tutti i girasoli? Uno dice si gira con il sole, no? Io però tempo fa pensavo che il girasole volesse, cioè si girasse verso il sole, invece sono tutti quanti di spalle al sole. Tutti, vedete, il sole è verso quella parte e loro infatti sono girati. Mezza idea di ripristinare quella, beh, non voglio chiamarla palestrina perché non ho quasi più niente, ho solo un paio di manubri rimasti, residui, però ho ancora dei tappeti, quelli morbidi. E sto pensando, visto che ho delle stanze ancora sostanzialmente vuote, o comunque quasi vuote, che non c'è roba, di metterle lì e nei tempi in cui non ho particolarmente da fare, anche se in realtà ho sempre da fare, diciamo che non c'ho voglia di fare, mi metto a fare un po' di allungamenti, perché gli allungamenti fanno bene, rendono un po' di elasticità. Ormai sono anni che non li faccio più, avevo interrotto prima gli allungamenti, poi la sessione di addominali. Adesso voglio riprendere gli addominali, no, perché tanto ormai cosa addomini più. Però gli allungamenti sì. Per riottenere un po' di elasticità, che non è sparita, ancora c'è. Ancora c'è, però certo se non fai cose per esercitarti la perdi, anche una persona di 20 anni la perde, no, avete presente che soprattutto ragazze scioltissime che fatele stare ferme 3 o 4 o 5 anni, come ho fatto io, vedrete che arrivano a 24-25 anni che tanto scioltissime non sono più. Anzi, io su questo non credo di potermi lamentare più di tanto. Mantenuto ancora un po', però veramente non riuscirò più a recuperare quello che ero, ma è possibile. Voglio migliorare un po', quello sì. Il fatto della pittura che mi ero messo in testa un momentino vedendo i video di Bob Ross, buonanima, lo metto da parte non tanto perché non abbia voglia di provare, a parte che pure lì ci vorrebbe, cioè a me manca il tempo per fare tutto quello che vorrei e ci sono alcune cose come la passeggiata, dice non vai a passeggiare, risparmi 2-3 ore al giorno, eh sì, grazie al cazzo, allora certo, non dormo, mettiamola così, non dormo e guadagno quelle
Stanotte avrò dormito 5 ore se va bene. Dici, perché non vai a dormire prima? Perché la sera mi rilasso, guardo film, guardo su internet, notizie, forum, robe varie, cose che magari durante il giorno non ho tempo di fare. O gioco a War Thunder, per dire. C'ho dei giochi che l'ho pagati, su, ormai non si riesce più a prenderli piratati, o perlomeno io non so più come fare, perché quando ci sono questi giochi piratati su Emule, insomma, anche se si trovino quelli più nuovi, fanno sempre mille beghe, non funzionano bene, perché adesso tutti quanti funzionano con la connessione a internet che deve essere protetta e crittografata. Insomma, se vuoi giocare devi pagare. Per fortuna ormai non gioco più come prima, ma alcune cose. Alcuni giochi mi piacciono per passatempo, tipo War Thunder. Ho comprato Victoria 3 che mi piace molto, ma sono quei giochi che se mi ci metto ci sto 4-5 ore, che significa che mi porta via un casino di tempo, mezza nottata tutta lì. Come si chiama quell'altro? Non mi ricordo, sempre della Paradox. Quella del Medioevo, vabbè, non mi viene in mente, un po' le ruggito. Vabbè, comunque pure quello l'ho comprato. Poi ho comprato Resident Evil 2, rifatto, quello più recente, l'hanno fatto nel 2019-2020 mi sembra, ho pagato una quindicina di euro. Fatto sta che ho fatto sì e no l'inizio, ma proprio l'inizio, non sono neanche arrivato a Raccoon City. E poi l'ho lasciato lì, ho comprato World War Z, ci ho giocato tanto, ho fatto la cazzata di comprare la nuova versione, ma la nuova versione è identica. C'era World War Z GOTY, si chiamava, non chiedetemi il significato, e World War Z Aftermatch. Io dico, boh, ci sarà qualcosina in più. No, identico. Quello che cambia sono alcuni suoni. Ho visto le differenze su YouTube, ci sono dei video che li mettono a confronto. I nuovi suoni, tra l'altro, fanno pure cagare, secondo me, e non solo secondo me. Per cui lì veramente soldi buttati al vento per una cosa che già avevo. L'unica cosa pratica, diciamo così, è che senza che apro Epic Game, visto che ce l'ho lì, GOTY, posso usare su Steam anche. Però la cosa spratica, non pratica per niente, è il fatto che il profilo che avevo su GOTY non mi si è riversato di là, quindi di là è come se fossi completamente nuovo. Quindi là ci avevo comprato pure qualcosina, delle armi, un po' di roba con i punti esperienza. Vabbè, niente di che, però insomma. Tanto non c'ho tempo per giocare a niente, faccio solo una partitina a War Thunder ogni tanto. E quindi se devo andare a comprare, dicevo, le cose per pitturare, che tanto ci vogliono dei soldi, tra le tele, i pennelli, i colori, come si chiama? L'affare per tenere la tela, eccetera, che poi non ho il tempo di usarla, non vale la pena. Meglio che mi metta a fare un po' di allungamenti, vediamo se riesco a mantenere almeno lì qualcosa. Mi dovrei ricordare, certo non riesco più a farlo tutti i giorni come lo facevo prima, però se già riuscissimo 2-3 volte alla settimana sarebbe grasso che cola. Non riuscivo neanche più a farli perché, a parte questo discorso tempo che è principale, avevo la casa troppo piena di roba, casa in Ancona. Adesso si è svuotata un po' perché tanta roba l'ho portata lassù e che comunque è rimasta, siccome molto grande, sono ben lontano dal riempirla, per cui lo spazio almeno quello ce l'ho. Vabbè, dai, adesso vi saluto perché sono dal telefono, se no mi comincia a protestare la memoria. Già ieri ho dovuto buttare via un sacco di video che l'ho riversati su computer, magari piano piano li pubblicherò.
e non gli va bene il telefono, troppa memoria si utilizza. E poi fa schifo la telecamera che fa il rettangolino messo in verticale, dai. Purtroppo non avevo di meglio. Comunque, per adesso vi saluto. Ecco, guardate una pianta così, vedete? Magari un po' più bassa, però c'avevo questo genere qui di piante nel giardino. Secondo voi un tagliabordi da 280 watt poteva farcela? Ovviamente no, già fatica quello da 1200 con la lama, pensa un po' che roba. Vabbè, dai, grazie per la visione e adesso se c'è qualcos'altro magari faccio una piccola addenda, se no ci vediamo al prossimo. Vi saluto, buona giornata ragazzi, buon fine settimana, se non è per questo che lo pubblicherò più in là, sarà per il prossimo. Ciao!